Ora i servizi sanitari territoriali hanno un piano regolatore. Questo pomeriggio l'Assemblea della Società della Salute di Prato ha approvato il documento che indica le priorità da realizzare per potenziare una provincia ancora troppo debole sul fronte sanitario. Come ha specificato il presidente della Società della Salute, Luigi Biancalani, non è un libro dei sogni, perché entro un mese l'Assemblea si riunirà nuovamente per definire e approvare il cronoprogramma degli interventi. Il documento apre la strada ai presidi territoriali che, in caso di accordo con i medici generici, diventeranno anche casa della salute. Una sorgerà nel futuro distretto di San Paolo, gli altri nella zona Medicea in Val di Bisenzio. Nel prossimo documento sarà precisato quante, quali e dove, in base alle strutture già esistenti e alle esigenze del territorio. Ad esempio, sul Monte Albano potrebbero sorgere due case della salute base con requisiti minimi sia a Poggio che a Carmignano, oppure una unica per entrambi i comuni, ma più grande e con più servizi. In questo ambito si colloca la riflessione sul futuro del distretto sud di Via Roma, che sarà mangiato o quasi dalla terza corsia della A11. C'è da trovare quindi un'alternativa. Quello che si è deciso di fare, che è contenuto nell'atto approvato oggi, dovrà anche essere pianificato con tempi e contenuti assistenziali. Per il Comune di Prato sono quattro le priorità su cui sta premendo l'acceleratore: abbattimento del Misericordia e Dolce, che al momento viaggia con 9 mesi di ritardo, allargamento del nuovo ospedale su cui manca il progetto esecutivo, l'apertura dei 32 letti di cure intermedie e di 10 residenziali Alzheimer nell'ex Narnali entro il 2017 e la realizzazione del distretto di San Paolo, congelato da una triangolazione di beni su cui non è ancora stata trovata la quadra. Non c'è nessuna volontà di dilazionare le problematiche. Però effettivamente noi vorremmo sapere in maniera precisa quando andremo a cascare, perché avevamo preso anche degli impegni, per esempio mi riferisco ai 32 letti di cure intermedie nell'RSA di Narnali, nell'ex RSA, e quindi vorremmo mantenere l'impegno che abbiamo preso con la cittadinanza.